Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Sono sempre stato un fan dei microfoni da ripresa a sigaretta. Quelli insomma dedicati alla ripresa degli ambienti o degli strumenti complessi come i pianoforti o l'orchestra. I classici Neumann KM184 o KM185 li ho utilizzati in ogni situazione negli anni, come anche quelli di altre marche come ad esempio Earthworks o DPA o Shoups. Non ne ho uno veramente preferito, sono sempre riuscito a lavorare con tutti i tipi e a trovare una loro collocazione nel mix. Stiamo sempre parlando di standard molto professionali. Con l'uscita della serie TF5 di Rode non potevo perdermi l'occasione di provarli e così ho chiamato MIDI Music e ho potuto mettere le mani su una coppia appena arrivata in Italia. La confezione, devo dire, offre già un aspetto inedito per i prodotti Rode. E il prezzo di vendita conferma una scelta senza tanti compromessi per questa serie di microfoni. All'interno, infatti, oltre ai microfoni, troviamo un bellissimo stereo bar con le indicazioni delle configurazioni di ripresa o RTF o XY, oltre ai gradi e alle misurazioni corrette da impostare facilmente. Forse uno dei tool che Rode offre anche separatamente che ha un grandissimo successo. Troviamo poi inoltre una coppia di spugne antivento e un libricino che racconta la storia di questi microfoni. Rode ha creato questi microfoni in collaborazione con Tony Faulkner, un sound engineer leggendario nella registrazione della musica classica, vincitore di un Grammy Awards per la registrazione di uno strumento solista. Un vero e proprio guru, insomma, delle registrazioni in ambiente. Vi rimando a Discogs per la ricerca di tutti i suoi lavori che superano abbondantemente i 2000 album registrati. In questo video parleremo dei TF5, condensatori cardioide a diaframma piccolo pensati unicamente per la registrazione di strumenti acustici in ambiente. Le caratteristiche di base sono eccezionali. Il TF sta ovviamente per Tony Faulkner ed il paragone con il vintage Neumann KM84 e i recenti KM184 è inevitabile, come vedremo. La scelta di avere una scatola completamente in cartone non è dettata dal risparmio, infatti all'interno, oltre al classico sacchetto di silica, trovano modo di isolarsi molto bene dall'umidità esterna in caso di stoccaggio. Rispetto ai Neumann, quindi parliamo dei 184, sono leggermente più corti. Il Neumann 84 è di 10 cm, il KM184 è di 10,7, mentre il TF5 è di soli 9,8 cm, per 2 cm di diametro, quindi leggermente anche più stretti dei 184, il che richiede il proprio personale clip o degli adattatori su clip diversi. Sono oggettivamente anche un po' più pesanti rispetto ai 184 e la capsula è rimovibile. Il circuito è disegnato per avere un self noise invisibile ed è in grado di supportare 135 dB di pressione in recording con soltanto l'1% di THD, anche se sul manuale è indicato 120 dB SPL. Da alcuni test effettuati da terzi e da Sound of Sound, solo raggiungendo i 139 dB SPL si è arrivati all'1% di THD, oltre le aspettative e le specifiche stesse che Rode ha riportato. Veramente impressionanti. Sempre rimanendo in comparazione, i TF5 sono più silenziosi di 3 dB rispetto ai vintage KM84 e sono più silenziosi di 5 dB rispetto ai nuovi KM184. Come dicevamo, anche 15 dB più capienti rispetto ai Neumann. In risposta in frequenza sono più naturali rispetto ai 184. Per questo motivo ad alcuni possono apparire un pelo più scuri rispetto ai 184, che invece sono loro ad essere più chiari. La risposta sui bassi è quella che mi ha più impressionato maggiormente. Splendidi e solidi fino ai 40 Hz. Da quello che ho letto in giro, la richiesta di corrente Phantom è più alta del normale. Quindi è chiaro che per pilotarli bene occorre un preamplificatore professionale dedicato. Nel mio test ho utilizzato il mio Neve 1073 DPA.
Andiamo a sentire ora alcune riprese che ho fatto con questi microfoni. In particolar modo ho ripreso l'ambiente, quindi un ambiente distante della batteria che stavamo registrando per il brano La tua rivoluzione di Gianfranco Mauto, e vi faccio sentire il livello di affidabilità, quindi il livello di schiettezza che questi microfoni possiedono. Chiudiamo gli EQ che fanno parte del mix. Nell'ambiente c'è sia batteria che basso. Fate caso ai piatti e alla risposta sotto della cassa. Come sentite, il classico sound scatoloso dei microfoni di ambiente non è molto presente in questi. Ascoltiamoli insieme agli overhead della batteria. Tom. Andiamo ora a sentire la ripresa, sempre in modalità ORTF, di un violino. Questa volta l'ho ripreso nel mio studio, qui dove mi vedete adesso, che non è un ambiente adatto alle riprese per violino o per strumenti di quel tipo, perché appunto l'ambiente non risuona tantissimo, il mio indice RT è molto basso e quindi chiaramente non è indicato per la registrazione degli strumenti acustici di questo tipo. Ma sentiamo che cosa accade quando noi registriamo, ovviamente in questo caso sto utilizzando anche un riverbero, togliamolo, quando registriamo in maniera secca il violino con semplicemente i TF5. Il suono è anche molto in prossimità dello strumento, proprio perché non risuonando l'ambiente cattura molto il dettaglio. Facciamo caso alle parti, al suono basso, quindi alle basse riprese del violino. Facciamo attenzione, e come possiamo anche vedere poi nel dettaglio, il rapporto dinamico che è in grado di supportare questo microfono. Sopra, la registrazione che non state ascoltando è fatta con il mio Ribera R251, che è estremamente dinamico come microfono, mentre qui è valvolare, mentre questi sotto appunto sono i due TF5. Come vediamo, il rapporto dinamico e la rappresentazione dei transienti è molto molto dettagliata.
mentre ascoltiamo il violino, facciamo attenzione all'aria che si muove sulla corda, quindi quel rumore di soffio che ha l'archetto sulla corda, e la scavata è ovviamente la risposta della parte bassa del violino. Apriamoli. Ero partito un po' critico leggendo le impressioni discordanti da diverse parti, chi li critica e chi li adora. Mi sembrava strano come reazione, ma ero più propenso a seguire le indicazioni dei professionisti delle riprese di orchestre che invece li hanno scelti per la ripresa degli ambienti e dei solisti. Dopo averli testati, sono concorde con la tesi che chi non li ha apprezzati probabilmente non ha utilizzato degli ottimi preamplificatori o li ha provati in un ambiente poco performante. Vi ricordo infatti l'enorme fame di corrente che accompagna questa qualità di ripresa. Li ho provati nella registrazione di ambiente e nella registrazione, come abbiamo visto, di un violino in modalità ORTF, come anche nella stessa modalità della registrazione. In questo caso il violino è un Tononi suonato da Enrico Renzi. Molti non sanno infatti che uno strumento acustico di questo tipo regala una interazione importantissima con l'ambiente che condiziona la performance del musicista stesso, che appunto viene condizionata in negativo da un ambiente semiasciutto. In entrambe le situazioni i TF5 hanno regalato una realtà estremamente corretta rispetto ai KM, che mi sono sempre sembrati un po' duri sulle medio-alte, probabilmente perché possiedono un loro roll-off sui bassi molto pronunciato rispetto a quello dei TF5. In definitiva è un livello qualitativo degno del prezzo di vendita. Tecnicamente ineccepibili, sono rimasto molto contento di questi microfoni che faranno la felicità degli studi high-end. L'unico rammarico è forse la mancanza di un box in legno esterno, ma capisco che così facendo sarebbero potuti andare molto fuori budget rispetto al prezzo proposto sul mercato, anche se la scatola in cartone, come abbiamo visto, ha un ruolo ben specifico. Chi deciderà di acquistarli saprà sicuramente sorvolare su questo dettaglio. La barra di regolazione e di clip inclusi sono di una utilità pazzesca, si configurano in un attimo. La scelta non è facile, visto il prezzo. Trovare qualche cosa con le stesse performance a questo prezzo però è impossibile. Se dovessimo pensare alla ripresa di uno strumento acustico, un pianoforte, una chitarra, un violino, un quartetto o una sezione intera di orchestra, i TF5 sono forse tra le scelte moderne più indicate. Rode non è famosa nell'ambiente high-end, è per loro quindi molto complesso inserirsi in questa fascia, in questo settore, ma grazie alla collaborazione con Tony Falkner il discorso potrebbe diventare molto interessante. Se non avessi già una buona collezione di microfoni, molto probabilmente farei un sacrificio per arrivare a prendere i TF5. Anzi, mentre stavo riscrivendo il testo di questo video, alla fine ho deciso di acquistarli. Per chi possiede uno studio di registrazione professionale, sono sicuramente una delle scelte da tenere nel parco microfoni. È un prodotto rivolto esclusivamente ad una utenza professionale. Un recorder casalingo non saprà o non sarà forse in grado di utilizzarli al meglio,
anche a causa del tipo di alimentazione che richiedono e che non è quella proposta dalle normali schede audio. Se cercate quindi una ripresa acustica di eccellente qualità con queste caratteristiche, a questa cifra non c'è nulla sul mercato. Quindi al costo effettivamente di una coppia di Neumann KM184 avrete tra le mani una qualità migliore in termini di dettaglio e dinamica. Non aspettatevi lo stesso suono dei Neumann, ma un sound molto più dettagliato ed interessante a mio giudizio. Come spesso ho detto, risultano più caldi, in realtà sono i KM ad essere più aspri rispetto allo strumento che stiamo riprendendo, quindi rispetto allo strumento reale. Se la ripresa del vostro Yamaha C5 vi risultasse un po' metallica a causa dei KM, i Rode TF5 vi faranno un enorme favore. Anche questo video non è sponsorizzato da nessun brand, se non dai miei Patreon, che ringrazio e che mi supportano. Pertanto spero vi sia stato utile e vi abbia fatto scoprire un nuovo tipo di microfoni a diaframma piccolo. Ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!